È pericoloso qui. Se mi facessi male, chi mi verrebbe a prendere? Servirebbero delle ali. Luigi Bombardieri era salito lassù perché voleva dimostrare che si poteva fare soccorso alpino anche con l'elicottero e quindi si sarebbero potute salvare più vite umane. La mia storia dimostra che le buone idee sopravvivono ai loro padri. Sono qui per raccontarvi quello che è successo dopo e di come a 60 anni di distanza un uomo stia facendo la sua parte per portare il mio sogno più in alto e più lontano. Oggi nell'Himalaya c'è la possibilità, anche grazie a Maurizio, ad essere salvati a 7.000-7.500 metri. È un miracolo. L'essere alpinista ti fa capire anche l'importanza dell'elicottero, perché certi interventi solo in volo si possono fare. Mister Ed? Bellissimo. Allora, mi senta. Mi fai parlare oppure no? Carissimo. Parla. Sono molto contento di questa telefonata. Anch'io. Ok. Due stiliste, una più giovane e una meno giovane. Bravo. Bella presenza. Ok, perfetto. A più tardi. A più tardi. Ciao. Ciao Stellina. Ciao boss. Sono alla ricerca di due stiliste. Sì, dimmi tutto. E tutte le caratteristiche da trovare. Ok, perfetto, va benissimo, mi metto subito alla ricerca. Ok, non devo darmi. A dopo, un bacio. A dopo. Ciao Giada. Sì, dimmi. Ok, dai, ti raggiungo subito. Tutto sembra un déjà vu, mille parole alla TV. Coca-Cola e Malibu, balliamo come una tribù. E chissà se, quando parti poi ritorni qui da me. E dimmi se, questo sentimento vale anche per te. Balla finché, rimanendo ad occhi chiusi. Benvenuta alla ricerca di un volto per un format Fashion Faces. Posso dare un'occhiata in giro? Prego, prego, vai pure. Grazie mille. Partecipare? Sì, va bene. Perfetto, allora andiamo alla ricerca dell'altro volto. Ciao Giada, guarda, ho trovato i due volti che fanno per noi. Quindi appena poi vieni. Ok, perfetto. Lei è il secondo. Beh, direi che è proprio quello che cercavamo, è perfetta. Chiamiamo Mr. Larry.
mie. Quindi lei è la seconda, giusto? Piacere, mi piace. L'altra ragazza, più lei? Due volte. Perfetto. Quindi per me è... I like. Anche oggi, dopo un bel massaggio, missione compiuta. Ci vediamo alla prossima. Il significato della pallavolo nella mia vita. Allora, immaginate un ragazzo di 16 anni, alto alto, magro magro, scoordinato, che fa a botte con la sua altezza perché è troppo alto per i suoi gusti. E immaginate che in un giorno, per caso, incontra la pallavolo, che da un giorno all'altro trasforma la sua peggior nemica, l'altezza, nella sua meravigliosa alleata, perché la pallavolo è stata la mia meravigliosa alleata. Questa è la pallavolo nella mia vita. Frequentavo la quinta ginnasio, il prof di educazione fisica mi disse: ma dai, ma così alto, ma fai sport? Io fino allora zero esperienze sportive, qualche calcio al pallone, ma col 48 non funziona molto bene. A quel punto si tratta di decidere quale sport praticare, ovviamente sport per gente alta, basket o pallavolo. Io scelsi la pallavolo con molta decisione perché la palestra era più vicina a casa mia. Gli inizi furono piuttosto complicati perché ero molto ma molto scarso, ma poi col tempo, grazie alle mani grandi grandi e all'altezza, la pallavolo divenne uno sport nel quale me la sono cavata discretamente. Ci sono alcuni termini nella modernità che sono difficili da toccare. Valori è una parola a volte di cui si abusa, però credo che la pallavolo in alcuni casi possa essere una buona opportunità, perché c'è una peculiarità ed è la pallavolo l'unico sport di squadra che per regolamento ti obbliga a passare la palla ai compagni, quindi la collaborazione non è una scelta, è l'unica possibilità che hai per provare a vincere. Da solo non fai nulla. Io penso che questa dipendenza dagli altri, in un mondo forse malato di individualismo, può essere un buon messaggio da trasmettere. La domanda è: l'amore per la pallavolo che senso ha dato alla mia esistenza? Oh, domandone a cui non si può rispondere. Io non ho idea del senso della mia vita. Felice di quanto accaduto, felice che la pallavolo mi ha fatto fare esperienze meravigliose con compagni meravigliosi, conoscendo molti luoghi, molte persone. Ora, questo non sarà un senso definitivo della vita, ma certamente un modo bello per passare un pezzo della mia vita che mi permette, anche adesso che non gioco più, di guardare al passato con molta gioia, ma di non vivere nel passato. Mi pare che sia un grande regalo che il volley mi ha fatto.
isolamento che stiamo vivendo non l'abbiamo scelto, è una condizione in cui ci siamo ritrovati. I miei genitori mi hanno spiegato che per un po' non potrò andare in piscina e fare sport perché c'è da vincere tutti insieme una partita ancora più grande. Non vedo l'ora di tornare a giocare a pallavolo, a badminton e ad abbracciare i miei compagni di squadra. Lo so che ci vorrà tempo, ma ho capito che stare isolati non significa mantenere una distanza nel cuore. Anche se è difficile perché le giornate sono infinite, cerco di tenermi molto impegnata. Mi alleno anche a casa e presto tornerò a farlo con i miei amici per condividere insieme tante emozioni. Questa condizione di isolamento personale ed individuale ci ha messo veramente a dura prova. Questa volta a tutti. E non solo alle persone con autismo come me e mio fratello. Ma sono convinto che tutti insieme ne potremo uscire più forti per imparare a contrastare l'emarginazione e quello stesso isolamento che noi abbiamo vissuto in prima persona. Probabilmente saremo persone diverse e sicuramente più forti e migliori. Non è facile perché passiamo insomma dallo stare tutti i giorni in palestra allo stare tutto il giorno a casa, però dobbiamo pensare a quello che in questo momento non possiamo fare, ma io almeno sto provando a immaginare cosa fare di buono nonostante tutto dentro casa, quindi ho la fortuna di avere un garage, l'ho adibito a palestra perché abbiamo portato via dei pesi, delle attrezzature dal palazzetto di Modena e quindi adesso ci continuiamo tutti ad allenare, insomma, perché il nostro dovere è essere pronti nel caso ci sia la possibilità, insomma, di poter continuare questo campionato. Ma chiudiamo un attimo gli occhi e proiettiamoci fuori dai nostri confini nazionali e nel futuro. Lo spostamento delle Olimpiadi di un anno a Tokyo ti aprono delle prospettive diverse rispetto anche al tuo approccio con la nazionale? Ma presto, io ci spero, nel senso che sono cresciuto a Formia, che mai avrei immaginato di indossare la maglietta della nazionale più di 150 volte, quindi la mia speranza del tricolore sul petto è sempre viva. E io fortunatamente fisicamente sto ancora molto bene e di conseguenza, così come quest'anno, proverò a dimostrare anche l'anno prossimo, insomma, che mi difendo bene come se fossi ancora un giovane. Ecco, c'è qualcuno in nazionale che è più grande di me, però bisognerà vedere, insomma, l'anno prossimo le condizioni di tutti e come arriveremo tutti quanti per portare a Tokyo la squadra più forte possibile. Poi nel bene o nel male, quindi nell'andare o nel non andare, si tiferà sempre e comunque l'Italia. Beh, questo è un messaggio molto bello e che ci fa piacere sapere che abbiamo qualcuno carico per andare in quella direzione. Hai fatto un passaggio su Formia, sulla tua città natale. Non so, seguendo i giornali, sai che nel Lazio è stata una delle zone un po' più colpite, un po' il sud Pontino, Formia, Fondi, Minturno, sono le zone che sei abituato a frequentare. Insomma, un pensiero anche per i tuoi tanti amici e parenti che sono in quella zona. Sì, un abbraccio virtuale, e sperando di poterlo dare presto di persona a tutti, perché comunque e gli affetti, soprattutto in questi momenti, mancano, no? Nel senso che uno vorrebbe sempre averli vicino, però devo dire la verità, sono molto fiero di come tutta la popolazione del Sud Pontino, ma in generale proprio del Lazio, sta affrontando questo periodo, perché siamo molto ligi al dovere, siamo molto ligi a quelle che sono le norme che il governo ha imposto, e quindi con orgoglio ti dico, ecco, che
sono molto fiero dei miei concittadini, della mia regione, perché questo è il modo per uscirne il prima possibile, insomma. Ci racconti come nasce a Formia le esperienze del giovane Salvatore Rossini prima di spiccare il volo verso i campionati di Serie A? È nata per caso, perché in famiglia nessuno giocava a pallavolo e diciamo che Formia aveva a livello pallavolistico una Serie C quando io giocavo lì, una Serie D, quindi era una piazza normalissima, diciamo, dove si faceva pallavolo per passione più che per lavoro. E per lavoro però mio padre andava tutti i giorni, faceva l'ingegnere anche lui, quindi andava in fabbrica, usciva la mattina presto e tornava la sera tardi. Certe volte, quando tornava, andava con gli amici nel classico dopolavoro a giocare. Quindi da lì io mi univo, più che altro per stare con lui all'inizio, perché non conoscevo bene questo sport. Poi mi sono innamorato e quindi ho iniziato ad andare tutti i giorni, insomma, che lui andava con lui a giocare. Da lì è partito tutto. È stato bello, perché mi ricordo che un giorno ci siamo fermati a Formia durante l'estate e il padre proprio di questo ragazzo che sta scrivendo qui adesso, che è Ernesto Giunta, ai tempi il padre era un grande dirigente di Formia, Filippo Giunta, mi chiese se volevo far parte della Sud Pontino, che ai tempi allenava Peppino Costigliola, squadra in cui in quell'anno andò anche a giocare Antonio De Paola, che è diventato un mio grande amico e che ho conosciuto in quel periodo lì. E poi da lì, insomma, siamo iniziati a togliere le nostre prime soddisfazioni a livello provinciale, fin quando Latina, che aveva già la Serie A, ha deciso di investire sul settore giovanile. Io sono andato a Latina in Under 17 a fare le giovanili del Latina, e da lì poi è partita, diciamo, tutta la mia esperienza che si conosce, diciamo, meglio, perché dopo è arrivata qualche Serie B, qualche anno di Serie B, qualche promozione, e poi finalmente la Serie A2 a Stadi Castello con Andrea Radici, e successivamente la 1 prima a Monza, poi a Latina di nuovo e dopo a Modena, da 6 anni a questa parte a Modena. E tutto contornato presto da estati di beach volley, comunque, da nazionale, quindi mai fermi. La nostra conoscenza ormai risale quasi a 20 anni, perché io ero giovane capodelegazione del CQR Lazio nel 2002 a Napoli, tu eri già in quella squadra. Ero in panchina, però, presto, ero in panchina. C'erano dei ragazzi che erano molto più forti di me, e quindi non è una cosa polemica, me lo ricordo bene. Perché quell'anno, oltretutto, mi ricordo che fu il primo anno dove il trofeo delle regioni si giocò senza libero. Quindi io facevo la quarta banda, entravo per il giro dietro ed entravo in battuta al trofeo delle regioni. Ed è stata una cosa che ho rifatto solamente alle Olimpiadi. Quindi c'è questa particolarità, che c'è stato tipo dal trofeo delle regioni, secondi anche lì purtroppo, secondi a Napoli, secondi a Rio, però io sono passato dall'entrare in battuta al trofeo delle regioni da 15 anni all'entrare in battuta a Rio ai Giochi Olimpici. Era bellissimo stare insieme ed era bellissimo condividere le esperienze, quindi cosa ti piace fare, cosa fai, cosa non fai. E poi venivamo da, mi ricordo c'era un ragazzo, Claudio Antonucci, che era di Tuscania, e eravamo distanti effettivamente 300 e più chilometri, quindi era davvero un momento per stare tutti insieme e per condividere quelli che erano i nostri sogni, perché eravamo tutti ragazzi. È bello, perché lì per la prima volta c'è qualcuno che effettivamente si prende cura di te a livello quasi professionistico, nel senso che l'organizzazione del Lazio è sempre stata un'organizzazione da top team, e quindi le divise, le magliette, l'organizzazione degli allenamenti, lo stesso lo staff, la qualità dello staff che c'è sempre stato nel Lazio, insomma, ti permette davvero di crescere. Però questo che è successo adesso non deve fermare i sogni dei ragazzi, perché comunque
va anche detto che molti di quei giocatori che da ragazzi hanno fatto quell'esperienza, poi non sempre si sono trovati nelle massime serie, così come ad esempio io non ho mai partecipato a un raggruppamento della nazionale quando ero giovane, neanche nel listone dei 40, ma dopo ho fatto parte della selezione nazionale per 7 anni. Quindi non smettete di sognare, è vero che quest'anno siete stati un po' sfortunati perché non avete la possibilità di vivere il trofeo delle regioni, però non tarpate le ali ai vostri sogni che in ogni caso possono prendere il volo. Quindi continuate ad allenarvi, continuate magari a sentirvi e a condividere le vostre esperienze e io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Senti, una domanda invece, prima abbiamo pensato ai più giovani, adesso pensiamo ai più grandi, mentre vedo che scorrono saluti da Bolzano a Campobasso, a dimostrazione di quanto tutta l'Italia ti abbia in simpatia. E come vive invece questo momento un po' così particolare il Rossini papà? Bisogna trovare anche lì tante cose, tanti stimoli perché non è facile, logicamente, soprattutto per chi ha bimbi piccoli e vive in appartamento, e saper punzecchiare la curiosità dei nostri bimbi, no? E quindi cercare di non farli annoiare, di non tenerli magari sempre davanti alla TV. È un momento per, come dicevo prima andavamo giù, quando eravamo ragazzi, andavamo giù in cortile, giocavamo a nascondino, magari giocavamo tutto il giorno con la palla. Questo è un momento dove queste cose si possono fare dentro casa, logicamente, nei propri spazi privati, però si può sfruttare anche il momento per divertirsi così. Noi eravamo, io e Righi eravamo già abituati dentro casa a mettere le 3 sedie e a giocare uno contro uno in salotto, quindi da questo punto di vista stiamo solamente rinforzando quello che facevamo già.